Va tutto bene per la Gelmini, ma i precari sono alla fame. Da Antefatto Blog. Sacra infezione prevenzione. La causa di tutti i mali d'Italia e del mondo. Ora si debella o vi debella? No, non è dittatura, è grande canaglia d'Italia, fratellastro evoluto, involuto del grande fratello di Orwell. Uscire dai soliti schemi, basta essere o fare gli scemi. Ah, dice, non deve essere la Gelmini a negarsi. Ma la gente a rifiutarsi di conferire con elementi spregevoli simili. Spot! Il precariato non dovrebbe esistere. Esiste nella misura in cui la gente lo accetta, perdendone indignità. Vanno dietro i sindacati. O si ha un lavoro come si deve, o ci si rifiuta costringendo così i manigoldi delle istituzioni a smetterla di fare i coglioni. Ci vuole qualche rimetta, no? Ogni tanto dice ci vuole qualche rimetta. Gli attivisti del precariato, beh, mirano solo ai loro scopi personali. Magari presentarsi alle prossime elezioni ed essere eletti. O tirare la volata a qualche loro vabbè, a qualche politicante, insomma. Detto ciò, la rancida Gelmini nella discarica fa parte del Valium Mafie Sette Riunite. Non disdegna carne di bambini, è una cannibale. Cannibale fra cannibale. Cannibale fra cannibali. Tremonti, Berlusconi, sì, Tremonti e Berlusconi sono burattini anch'essi senza cervello in mano ad altri. Dedicare scioperi della fame alla Geomini significa riconoscere nella trucida una potenza, una dea. Poi abbiamo detto di TG La 7, replica, eccetera. TG La 7, insomma, Mentana, là e via dicendo. E la solita informazione generica, filtrata, utile solo a illudere, confondere, sistemare i soliti noti. E abbiamo il nobile Alberto che dice. Il nobile Alberto ha risposto al tuo commento su intercettazioni. Vogliono impedire di scoprire i reati. E che dice il nobile Alberto? Che dice? Dice, io se lo voglio e vuole. Dice, ho il diritto. Come il diritto? Beh, dice il dovere. Boh. Di spiarti. Ma. Di riprenderti nudo sotto la doccia e caricare il filmato su YouPorn. Che depravato. Di telefonarti e farti gli scherzi telefonici. Anche di venire a rubare in casa tua, dice, capito, muso de merda. E poi dice ancora, uccidere, massacrare i bimbi. Maledetto. Detto e fatto. E un procuratore antimafia di Milano e parla. Agisce in nome della Repubblica Italiana. E si è andata a vederlo, sfila con i precari. Sì, beh, dicevo, è un procuratore antimafia di Milano e parla, agisce in nome della Repubblica Italiana. Che dire di più? Che dire di più, magistrati Made in Italy, eccetera, c'è la canzone, Inno d'Italia, giornalisti Made in Italy, eccetera. Candidati Made in Italy, eccetera. Ehi, mandare a memoria la sacra infezione prevenzione. Recitarla prima e dopo le repliche, i pasti, le pastiglie,
le manifestazioni, le conferenze, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho più voce, basta. Me l'hanno tolta, che ci vogliamo fare?